Buonasera. Buonasera, il maestro Rambaldi è ospite del Fanta Festival che da martedì si svolge, da martedì fino a domenica prossima si svolge a Palazzo delle Esposizioni con le sue proiezioni, voi avete il programma, ed è venuto a salutare e ringraziare la Cineteca Nazionale, il Centro Sperimentale di Cinematografia per questa rassegna che gli è stata dedicata qui alla Sala Trevi. Voi sapete perfettamente chi è Carlo Rambaldi. Tre premi Oscar agli effetti speciali, ma secondo me avrebbe meritato l'Oscar per attore protagonista, perché in realtà le sue creature sono il protagonista dei film che, guarda caso, portano anche il nome di quella creatura. King Kong, Alien, E.T. sono i protagonisti dei relativi film, per cui Carlo a tutti gli effetti è l'autore di queste creature e di conseguenza l'animatore, il regista dell'attore principale di quei film. In ogni modo, un successo straordinario in America, idolatrato in America dal pubblico. I film sono stati dei campioni di incassi assoluti, sono fra i film che hanno successo nell'area non solo del genere fantastico, ma della storia del cinema degli anni 70, 80 del cinema americano. Poi precedentemente per il cinema italiano aveva collaborato a film molto importanti, ricordiamo Diabolik di Mario Bava, ricordiamo Non è italiano, ma insomma è stato prodotto qui Barbarella di Roger Vadim, la quale lui, oltre ad alcune corazze di Barbarella, soprattutto sono rimaste famose Le ali dell'angelo di Jean-Philippe Locke, altro grande amico del Fantafestival che è morto lo scorso anno. Purtroppo sì. Aveva prodotto i trucchi. Io tra l'altro volevo chiedere a Carlo Rambaldi qualche cosa riguardo a Profondo Rosso, il film che vedrete adesso. Qual è stato il suo rapporto con Dario Argento? Raccontaci qualcosa di Profondo Rosso, che è un film che io amo moltissimo. Ma io preferirei rispondere delle domande, perché le cose possono essere più o meno interessanti. Qualcuno ha delle domande specifiche per Carlo? Approfittate, ragazzi. Non è sempre a Roma, è anche una rarità questa che siamo riusciti a collegare, a mettere insieme tra un viaggio e l'altro questo suo soggiorno romano. Posso? Non credo che servano i microfoni, intanto. Buonasera, io volevo domandare una più che altro una mia curiosità. Ho saputo che la RAI, un po' l'hanno saputo tutti, ha fatto un nuovo sceneggiato dedicato a Pinocchio. Allora mi chiedo come sia possibile che a distanza di più di 30 anni ancora non abbiano avuto il buon senso di chiamare il maestro Rambaldi per realizzare un Pinocchio decente, senza rimettere ancora una volta un bambino, che in questo caso è anche straniero, fra l'altro. Beh, ovviamente Pinocchio si presta molto per essere un personaggio meccanizzato, perché Pinocchio è veramente un qualcosa di meccanizzato, non c'è niente di anatomico reale, diciamo, no? Perciò io penso che se si fa un film dove è presente Pinocchio, l'unica soluzione è proprio quella di realizzarlo come l'ha realizzato all'inizio chi l'ha creato, insomma, no? Lo so, apposta lo chiedo. Perché un bambino che viene truccato da Pinocchio, ho l'impressione che non può tanto suscitare nel pubblico quello che è veramente Pinocchio, insomma. Non c'è altra alternativa. Pinocchio deve essere ovviamente un personaggio meccanizzato. Ma fra l'altro credo che il nostro amico qui abbia toccato un tasto un po' doloroso, perché c'è una storia del fatto di Pinocchio, no? Una disavventura. Ma non vorrei entrare lì. Entriamo. Non vorrei entrare in questi dettagli.
Beh, però, se mi permette, a distanza di tanti anni, finalmente la paternità del burattino dello sceneggiato della Rai è stata assegnata a chi l'aveva ideato realmente, cioè lei. È già una bella vittoria, diciamo, in un paese dove le cose se le scordano, vengono un po' dimenticate, imboscate, eccetera. Finalmente, anche sui siti, anche su... quando hanno fatto la mostra quelli della Rai, non mi ricordo dove, c'erano le foto, burattino ideato da Carlo Rambaldi, finalmente, era ora, per questa vicenda a cui appunto ci stiamo vagamente riferendo. Sì, il primo modello non era meccanizzato. Quello che hanno rubato, diciamo. Sì, non aveva nessun movimento. Poi, se la cosa andava avanti, allora avremmo, certo, avremmo affrontato tutta la parte di meccanizzazione interna, sapere bene cosa doveva fare meccanicamente, e ci saremmo orientati in quel modo lì. E avremmo tenuto un personaggio. Che hanno rubato un personaggio che poi l'hanno realizzato in Cina, realizzato un suo pilota. Sì, in pratica è stata utilizzata l'estetica di Rambaldi, affidandola però a delle persone che non avevano la sua abilità tecnica e addirittura direi scientifica per l'animazione, per cui è il personaggio, Rambaldi ha reinterpretato la descrizione che Collodi dà del Pinocchio e lo ha disegnato. Questi altri hanno preso il disegno e l'hanno animato come hanno potuto. Noi spettatori, quando eravamo bambini del Pinocchio e Comencini, abbiamo perso, abbiamo visto un pupazzo che si muoveva così alla bene meglio, perdendo il... che tra l'altro credo che sia stato anche animato a passo uno, no? Fotogramma a fotogramma. Sì. Mentre invece Rambaldi avrebbe fatto qualche cosa, sì, che sì, sarebbe mosso, avrebbe interagito con gli attori in maniera reale. Ed era molto più bello, fra l'altro, quello che aveva ideato lui, ho visto le foto. E poi sì, la cosa molto importante è che Pinocchio non è che deve soltanto muoversi, deve recitare anche come mimica, perciò lì si prevede una meccanizzazione non di una testa ma di varie teste, con delle possibilità di animazione meccanica differente, e si sarebbe ottenuto veramente una recitazione completa, cosa che non è stato fatto, che invece era possibile fare. Ecco, pensiamo a E.T. Se E.T. fosse stato animato a passo 1, non avrebbe potuto interagire con gli attori umani, sarebbero dovute fare delle truche, mentre invece lì è il, chiamiamolo il pupazzo, che viene ripreso dalla stessa telecamera mentre parla con la bambina, mentre parla col protagonista, si toccano col dito realmente. King Kong, la stessa cosa, quando Jessica Lange viene tirata su dal bagno e asciugata dal fondo di King Kong che le soffia nei capelli, è realmente così, è quello che sta succedendo, anche se naturalmente la Manona non è l'intero pupazzo, perché Rambaldi ha costruito una quantità di macchine adatte ai vari tipi di ripresa, fra cui questa mano che io ho visto, l'abbiamo anche esposta al Barberini parecchi anni fa, quando abbiamo fatto una bella mostra dedicata a Rambaldi. In quel caso si inquadrava soltanto la mano, che aveva tutta una quantità di movimenti, era molto più raffinata della mano del pupazzone che veniva ripreso più da lontano. Però E.T. c'ha una quantità di sensori nella faccia, sotto la pelle, che gli fanno avere una mimica che non è certo quella di un... E soprattutto non sarebbe stato così se fosse stato animato a passo 1 e mischiato con gli attori, ci sarebbe stata tutta un'altra forma di recitazione, la magia del film è anche dovuta a quello. Eh sì, perché sarebbe stato molto complicato girare l'attore e in un altro luogo girare il personaggio, sì, e poi combinarli insieme sarebbe stato un problema, quando invece era possibile fare le cose direttamente era insieme. Però il modo che usavano i produttori prima che arrivasse la tua tecnica. Sì. A questo punto mi riallaccio proprio a questo, visto che recentemente ho incontrato gli attori di Transformers che mi hanno raccontato com'è bello recitare davanti a un palo e due palline da tennis, e poi dopo in post-produzione con il computer eccetera...